A Budrio la capolista mezzolara ospita la Massese. Tra i bianconeri debutta dal primo minuto il nuovo acquisto della Maggiora, sistemato al centro della difesa in coppia con Miglianti. Tra i locali di Luppi, occhi puntati sulla temibile coppia d'attacco Bazzani-Villa. Arbitra Urselli di Taranto. Partenza arrembante dei locali, pericolosi in tre occasioni nei primi cinque minuti. Al secondo, Sannino, coperto da un gruppo di giocatori, devia in angolo una punizione dalla distanza di Villa. Poco dopo, Bernardini calcia da centroarea, ma un difensore apuano devia in angolo. Al quinto, Torelli prova l'anticipo sul primo palo. Palla alta. Passata la sfuriata degli emiliani, la Massese comincia ad uscire dal guscio. Al 14esimo, su cross di Bartolomei, Mammetti in scivolata segna, ma l'arbitro annulla per un fuorigioco che le immagini non riescono ad evidenziare con certezza. Al 28esimo, spunto di Villa che va alla conclusione, ottima la respinta di Sannino. Al 35esimo, Taddeucci, servito in profondità, salta Farnè, ma non riesce incredibilmente a segnare. La ripresa si apre con un colpo di testa alto di Mammetti. All'11esimo, ammonito della Maggiora per questo intervento a metà campo. Passano 9 minuti e per questo contatto con Villa, il numero 5 bianconero rimedia la seconda ammonizione. È la quinta espulsione in stagione per un giocatore apuano. Come accaduto con la SPAL domenica scorsa, la Massese regge ottimamente anche in inferiorità numerica e sono proprio gli uomini di Tazzioli a rendersi maggiormente pericolosi. Al 23esimo contropiede dei bianconeri con il tiro di Mammetti bloccato da Farnè. Al 27esimo il portiere locale blocca non senza difficoltà una punizione dalla distanza di Paolo Bartolomei. Due minuti dopo ci prova anche Vignali, entrato al posto di Angelotti, ma Farnè blocca. Alla mezz'ora ha annullato un gol al mezzonara per una spinta di Torelli su Bartolomei. Nel quarto d'ora finale non accade nulla di rilevante. Allo Zucchini finisce 0-0. Il mezzolara viene raggiunto in vetta da Propiacenza e Tutto Cuoio. Per la Massese un'altra ottima prova contro un'avversaria di primo livello che alimenta il rammarico per i punti persi nelle sfide con Forcoli e Camaiore. Per la truppa di Tazzioli l'obiettivo immediato è quello di cercare di ottenere un filotto di vittorie che possa valorizzare i recenti pareggi ottenuti con Propiacenza, SPAL e Mezzolara.